www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete.
dobbiamo formare un solo corpo. E il corpo di Cristo, di questa assemblea eucaristica, quella che formiamo ogni domenica nella celebrazione, entriamo nel mistero del cuore di Cristo e anche noi, trasformati dall'eucaristia che mangiamo, il corpo del Signore, il corpo mistico, voglia il Signore che gradualmente anche noi possiamo formare quell'unità che è desiderata e voluta, per cui Gesù è morto in croce ed è rimasto in mezzo a noi, dandoci come cibo trasformante delle nostre vite. Sacco dato a morte, nell'agnello della Pasqua, nella manna data ai padri. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi, nutrici e difendici, portaci ai beni eterni, nella terra dei viventi. Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo, nella gioia dei tuoi santi. Cittadini dei santi, familiari di Dio, e noi non siamo assetati di vita, non siamo assetati di amore,
assetati di infinito. Quante paure della malattia, del fallimento, della morte. Eppure ci abbarbichiamo alla manna del deserto, quella della vita umana, al potere, alla ricerca di sicurezza economica, al possesso. Entriamo in quella che è l'agone anche del calcolo, degli interessi, del nostro egoismo, della competizione, della concorrenza, dell'odio, fino al conflitto. E noi sprechiamo la vita. Distratti, soffochiamo quella nostalgia di pienezza di vita che dentro avvertiamo. Inquieto è il cuor nostro finché non approda in Cristo, era il grido di Sant'Agostino. Per 37 anni aveva cercato quella risposta di vita vera. E finalmente, quando la trova, dirà: oh bellezza tanto antica, tanto nuova, tu eri dentro di me, ma io non ero con te, ti cercavo nella bellezza e nella grandezza delle creature, ma non trovavo una risposta. Ecco la nostalgia di questa pienezza di vita, e trascuriamo l'unico necessario. Il Signore è rimasto in mezzo a noi, qui è l'antice, qui è il mistero della salvezza. Tutti gli altri sacramenti sono come rivoli che scaturiscono dal principale. Questo è il sacramento di vita eterna. E il Signore, alla vigilia dell'attuazione e compimento della salvezza, prese il pane. Ecco, fate questo, ogni volta voi entrerete in questo mistero di salvezza. Annuncerete la morte e risurrezione del Signore, l'unico necessario che potrebbe cambiare la nostra vita, che ci darebbe veramente la luce vera, la forza di cui abbiamo bisogno, che rallegra il nostro cammino e ci porta veramente al compimento, non un'utopia, ma è Cristo che trasforma questa nostalgia, questo sogno che abbiamo sempre dentro di noi, sperando in un domani migliore, con il suo dono d'amore diventa realtà. Eppure andiamo a messa quando ci andiamo, perché per noi non è l'unico necessario questa Eucaristia. Quante volte mi sento dire: ma no, io ho tanti impegni che vengono prima, sono più urgenti, e non vado a messa da tanto tempo. Ma che importa? Anzi, ci giustifichiamo dicendo: io sono cristiano, io prego a casa, io sono forse più onesto di quelli che partecipano a messa. Per carità, può essere, da un punto di vista morale può essere così, ma senza questa potenza come puoi tu raggiungere questa fedeltà, questa fede che vivi come cristiano? Ti è impossibile, è impossibile anche l'intelligenza più smagliante poter arrivare a perdonare il nemico, ad amare, a inginocchiarsi, a servire quello che ti è estraneo o addirittura che ti ha fatto del male, come Cristo. Lasciamolo fare a Cristo, ma lui era Dio. Ebbene, tu diventi divinizzato se discipli dell'Eucaristia. Come può il matrimonio sacramento diventare una sola carne? Come può una famiglia diventare piccola chiesa, cantiere di santità, immagine della Trinità vivente, luogo della tua santificazione e della tua salvezza? Questo è il matrimonio sacramento, è una risposta a una vocazione essenziale. Ma senza l'Eucaristia, che è la fonte di ogni amore, che è la trasmissione della forza, della potenza di Dio, essa ti nutre d'amore, essa ti dà forza, e Gesù lo ha promesso l'altra domenica: voi farete, ricevendo il mio spirito, cose ancora più grandi di me. Guardate, è la potenza del Signore che si trasmette. Quindi ecco che partecipare all'Eucaristia non è soltanto uno spettacolo religioso bello che magari mi dà dei sentimenti di emozione religiosa. No, è il più grande atto straordinario del Cristo incarnato, morto, risorto per noi. E noi entriamo
nel suo mistero, noi entriamo a far parte. Ecco perché mangiando Eucaristia un giorno dopo l'altro siamo noi con quell'amen che diciamo sì, così sia. Tu diventi Eucaristia per gli altri, per la moglie, per il marito, per i figli, diventi corpo donato, diventi servizio, laverai sui piedi, perdonerai, diventerai sangue versato del tuo tempo, delle tue competenze. Ecco, dimenticherai te stesso per la realizzazione della felicità dell'altro. Così l'unità comincia a verificarsi, è la comunione con Dio che mi fa questo. E come può la Chiesa diventare comunità missionaria che enuncia questo nuovo mondo, la bella novella della salvezza, l'amore di Dio? Come può diventare segno di questo amore? Come può legarsi? Ecco, accusiamo le comunità, sia civili che religiose, di inesistenza, deficienza di comunità, perché manca la comunione. E noi, terribili egoisti come siamo, in questa selva di lupi, se non apriamo il nostro cuore al sacramento dell'amore, esso è esso che mi addolcisce, è esso che mi avvicina all'altro, che mi fa vedere nell'altro colui che mi appartiene, mio fratello, la carne di Cristo, divento io stesso Eucaristia. Ecco perché allora diventerà Chiesa, nella comunione si manifesterà come comunità, comunità di servizio, in dialogo, in generosità, in dono continuo di amore e di perdono. Ecco per noi sacerdoti che significa l'Eucaristia che noi mangiamo, che noi celebriamo, come dovrebbe trasformarci veramente, come annunziatori, come segno di questo amore di Dio che salva, che perdona, che riunisce e non divide. Ecco che significa l'Eucaristia per noi, lì sì che troviamo questa forza, ci nutre, ci trasforma continuamente, crea una relazione inverosimile, straordinaria. E se vivere è vivere con l'altro, se vivere è diventare persona per l'altro e nell'altro, questo ci realizza, è il Cristo Signore che cambia la nostra vita. Vogliamo allora, come avviene nella natura, che il più forte assorbe o assimila il meno forte, così il vegetale assimila i minerali e cresce, così la vita animale assorbe le sostanze del vegetale perché è più forte, così l'Eucaristia assorbe la nostra umanità e la trasforma, faremo cose grandi e allora si costruirà veramente la comunione nella comunità visibile. Guarda come si amano, davvero Dio esiste. E allora fratelli, adderiamoci a quella che è l'Eucaristia. La messa non vediamola come spettacolo edificante, ma come il grande evento d'amore di Dio che mi trasforma, che trasforma il mio cuore di pietra in carne, che fa dell'umanità una selva oscura di lupi e giorni in un cuor solo e in una perfetta letizia. Non è un'utopia, ma se noi cominciamo nel nostro piccolo mondo, la comunità di casa, la comunità della parrocchia, a vivere questa fraternità, alimentandoci giorno per giorno, domenica per domenica, dell'Eucaristia, i frutti li vedrete in una perfetta letizia.
fare offerta in sua memoria, il suo corpo per noi immolato, e nostro cibo e ci dà forza, il suo sangue per noi versato, e la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Annunciamo la tua morte, Signore.
abbiamo quella processione, questa è la classica fondamentale, il giorno del Corpus Domini per la via dei Santi, saranno i parroci stessi che man mano che attraversiamo i vari territori parrocchiali porteranno Gesù in Eucaristia fino alla fine di ritorno. E da domani è l'ottava del Corpus Domini e qui da seguito si farà nei vari quartieri. La messa è sempre alle 6, terminata la messa, avete visto quest'anno c'è stata una piccola modifica, d'altronde entrava anche in questa ottava una nuova comunità, la parrocchia della Trasfigurazione, e quindi bisognava dare spazio, abbiamo dovuto modificare, cedendo qualche cosa naturalmente dei vecchi percorsi, ma è importante una cosa, onorare sempre il Signore e riempirci di amore, che non diventi motivo questo di piccole, diciamo, antagonismi di quartiere, che sarebbe ridicolo, significa non adorare il Signore veramente. Vogliamo farlo con fede, l'orario è questo, e a breve noi ora metteremo la piviale per portare l'Eucaristia, mentre ci saranno lo stuolo dei bambini di prima comunione, non tutti sono potuti venire perché famiglie sono già fuori, ma è bello che a un mese di distanza dalla loro prima comunione, con l'animo innocente, veramente l'entusiasmo che hanno avuto, si metteranno davanti ad aprire questa processione. Quanti possono mettersi davanti per segnalare questa presenza, meglio. Purtroppo c'è sempre ormai l'usanza del corteo posteriore all'Eucaristia. Comunque fate voi secondo che la coscienza vi ispira, ma ordinatamente, e ci sarà anche la confraternita che si pregia anche del, diciamo, motto sintessenziale, quello dell'Eucaristia, che porta anche nel segno del loro abitino, e loro saranno un poco, diciamo, la grande corte del re, dei re. Preghiamo. Donaci, Signore, di godere pienamente della tua vita divina nel compito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del tuo corpo e del tuo sangue, tu che vive regni nei secoli dei secoli. L'arciconfraternita del Santissimo Sacramento sta snodando in processione. Ma prima ancora precedono i ragazzi della prima comunione che hanno fatto appunto la prima comunione ecco un mesetto fa. Numerosi i confrati che sono in processione.
percorso processionale del Corpus Domini e si inizia con la via Tomasina di Bardo. Ecco, prima i parrocchiani a servire la congregazione degli amici, l'associazione degli amici di San Francesco. E dopo l'associazione degli amici di San Francesco, ecco la bandiera dell'associazione, della congregazione di San Giuseppe. A seguire la confraternita del Santissimo Sacramento di San Giovanni e poi quella, la confraternita di Maria Santissima del Monte Carmelo. Percorso processionale, dicevamo, che ha inizio in questa via Tomasino di Bartolo e che farà il percorso tradizionale della via dei Santi. Ecco, in questo momento la confraternita di Maria Santissima dei Miracoli. A seguire poi ci sarà l'arciconfraternita del Santissimo Sacramento che sta curando appunto l'organizzazione della solennità del Corpus Domini qui a Musina, dando vedere che stanno rinnovando in processione, ci sono le consorelle e i comprati, i numerosi comprati con gli abitini, ci sono giovani, meno giovani, anziani, tutti appartenenti all'arciconfraternita del Santissimo Sacramento. Il clero locale, i sacerdoti e i diaconi e i ministranti. E ancora siamo nella via Tomasina. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetto fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sorregge l'ombrello il primo cittadino Salvatore Calà. Sì.
lodato e ringraziato ogni momento. Ti adoro ogni momento, vivo anche se centro storico. Qui siamo nella via Andrea Chiaramonte. E l'ora è prevista la benedizione eucaristica in quanto è stata allestita la figuretta. La processione
è arrivata in piazza Roma. E proprio qui ci sarà la benedizione eucaristica, in quanto è stata l'istantanea. Una cappella affrontata nell'antico circolo Emiliani Giudici tra via. L'Arcicofraternita del Santissimo Sacramento nello splendore dei suoi abiti confraternali. Adoriamo il sacramento che Dio Padre ci donò, nuovo patto, nuovo rito nella fede si compì. Come potete osservare, ecco, c'è stato il cambio fra il parroco, l'arciprete Don Pietro Genco, e il parroco della Madonna del Carmelo, Don Calogero Mandione. Ecco l'ostensorio, dunque il percorso processionale sarà sorretto dai parroci, alternandosi dei parroci di Mussomelli. Thank you.
C'è da dire che il percorso processionale del Corpus Domini, ecco, in quest'anno, 22 giugno 2014, era iniziato poco dopo le 19.30 e in questo momento, quando sono le 21.30, ecco, il percorso processionale sta attraversando la via Madonna di Fatima per poi proseguire verso la via Palermo, piazza Umberto, via Barcellona, per concludersi al rientro nella chiesa Madre.
momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Presente in questo sacramento, fa che attinga da questa sorgente di grazia frutti di salvezza eterna per Cristo nostro Signore. Ogni momento ti adoro ogni momento. A questo punto è tornato a sorreggere l'ostensorio l'arciprete di Mussomeli, Don Pietro Genco. Venga il tuo regno, si batta la tua volontà come in cielo in terra. Diventa a noi i nostri debiti come noi utilizziamo i nostri territori. La solennità del Corpus Domini proseguirà con i riti eucaristici dell'ottava. Domani lunedì sarà ancora la matrice a coordinare la processione, martedì la parrocchia della Trasfigurazione, mercoledì Cristo Re, giovedì il Santuario Maria Santissima dei Miracoli, venerdì la parrocchia di Sant'Erico, sabato prossimo parrocchia del Carmelo e domenica la parrocchia di San Giovanni. La domenica successiva sarà la volta della chiesa di Santa Maria con la festa del Cuore di Gesù.
www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete.